Oggi chissà cosa accadrà, dove si andrà, chi ci sarà, con l'allegria e fantasia, chi te che sono qua, forza amici, ti si fa. Gattini contadini. A che cosa vuoi giocare oggi, Kit? Vediamo nella scatola. Guarda, Kate, un innaffiatoio e cappelli di paglia. Saremo contadini di dolci. Sì, e coltiveremo biscotti. Che bello! Forza, amicetti, si va! Kit e Kate uscirono dalla loro scatola magica e corsero subito al mercato del paese. Salve, vendete anche semi? Vorremmo piantare dei dolci. Scommetto che volete partecipare alla gara di dolci della fiera di paese e vincere il fiocco blu. Sì, ora che lo sappiamo. Beh, ho degli alberi di flambea ai mirtilli, dei cespugli di muffin aciduli e piante di macarona a limone. Non è che avrebbe dei semplici biscotti al cioccolato? Sa, siamo della vecchia scuola. Io faccio le buche e tu ci metti i semi, poi io li ricopro e tu li annaffi. Capito? Tu scavi, io riempio, tu copri e io annaffio. Perfetto, cogliamoli ora. Io porto la cesta e tu ce li metti dentro. Certo, cominciamo. Vinceremo noi quel fiocco blu, me lo sento. Anch'io. Ops, mi è caduto. Non mi piacciono affatto gli sprechi. Ehi, non vale. Anch'io voglio assaggiarne uno. Vinciamo coi biscotti! Vinciamo coi biscotti! Oh! Che succede, Kit? Torno subito! Mi fa male la pancia! Va tutto bene, Kit? Che mal di stomaco! Muoviti, Kit! Devo andarci anch'io! Ma cosa ci è successo, Kate? Devono essere stati biscotti! Hai ragione! Sarà meglio buttarli! Oh, meno male, dovevamo vincere la gara! Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Che succede, micetti? Ho come l'impressione che non stiate molto bene! Stiamo malissimo, in realtà! Oh! Abbiamo piantato i biscotti, ma ci hanno fatto male alla pancia. E perché? Forse ne avete mangiati troppi? No, io ne ho mangiato solo uno. Anche io. È strano, non ho mai sentito parlare di un mal di pancia venuto per un solo biscotto. Non ne avete mangiati di più, vero? No! Ehi, che cos'hai sulle zampe? È terra. Ho scavato le buche e... Oh! La terra che avevo sulle zampe è andata sul biscotto che ho mangiato. Ecco cosa mi ha fatto male. Ma io non avevo le zampe sporche. Aspetta, tu però hai raccolto il biscotto da terra, ricordi? Oh, giusto. Ecco come ci è finita la terra nel mio pancino. Adesso sì che ho capito. Se non vuoi sentirti male, devi sempre lavarti le zampe prima di mangiare. E non mangiare mai le cose che cadono a terra. Grazie, papà! Ehi, come avete fatto a riconoscermi? Proviamoci di nuovo, Kate. Ma questa volta staremo molto attenti a non mangiare con le mani sporche. Abbiamo imparato e torniamo al passato! Kit e Kate ricominciarono da capo la loro avventura da dolci coltori. Ma stavolta stettero attenti a non mangiare niente che fosse sporco e che potesse farli star male. Questo è meglio se lo buttiamo via. Se qualcuno lo mangia potrebbe sentirsi male. Buona idea! Ora andiamo a lavarci le zampe, così possiamo assaggiare i biscotti. Ecco, zampe pulite. Ora tocca a te, Kit. Grazie, Kate. Ora tutto lo sporco è scomparso. Sono deliziosi. Signore e signori, il premio come miglior dolce di quest'anno va a Kit e Kate. Spero per lui che si sia lavato le mani. Oh, oh, chiedo scusa. Mi sa proprio di no.